Ce soir, mi trovo nella mia chambre de méditation e vi voglio parlare di Cotton Club con un elegantissimo, tanto da sembrare aristocratico, Richard Gere. Siamo nell'epoca delle flappers, del proibizionismo, dei gangster. J'adore. Francis Ford Coppola nel 1984 decide di raccontare il locale newyorkese più famoso degli anni 20, intrecciando le storie d'amore di Dixie e Vera e quelle di Sandman e Lila Rose. Il tip-tap, l'alcol, il sesso, gli omicidi, il jazz finiscono per mescolarsi in questo film che è piaciuto più alla critica che al botteghino. Siamo lontani da un capolavoro come Il Padrino, ma il montaggio e l'atmosfera finiscono sempre per rapirmi. E mentre mi ascolto Duke Ellington, il mio Ambrogio mi sta preparando un cocktail favoloso. Ma torniamo al film. In fondo il canovaccio è sempre lo stesso, una storia d'amore che nasce, ma non trionferà fino alla fine, anche se il finale, giocato tra musical e narrazione, sembrerebbe regalare un happy end per i nostri due protagonisti. Richard, Dixie Dwyer, sbarca al lunario suonando la sua cornetta e il pianoforte. Diane, Vera Cicero, è la mantenuta di un boss che senza ipocrisie e moralismi dice a 20 anni: è da quando ne avevo 13 che mi mantengo. Quando il talentuoso musicista Dixie salva la vita al boss irlandese Dutch Schultz, la carriera svolterà. Diventa lo chaperon di Vera e tra un'esibizione e l'altra sarà pure una star di Hollywood, dove si inizia a girare il film con il sonoro. Intanto Sandman, star nascente del Cotton Club, dove gli spettacoli di stampo razzista e stereotipati sui neri rappresentano il pezzo forte, e Lila Rose, ballerina mulatta ma troppo bianca per non far scandalo a stare in coppia con un nero, rappresentano l'altra storia, nella quale l'ostacolo è ancora una società arretrata. O muori come un negro o vivi come un negro, dirà Bumpy Rhodes, boss di Harlem, che sarà poi uno dei primi uomini di colore ammesso tra i clienti del Cotton Club. Eccoli gli elementi: il razzismo imperante, il proibizionismo che permette l'ascesa dei boss, italiani, irlandesi, neri che si contendono la piazza newyorkese e faranno poi nascere il mito degli uomini in abito gessato e doppio petto, dalla pallottola facile e l'onore volubile. La sete di successo, le trasformazioni epocali, l'arte, l'inarrestabile tecnologia. E in tutto questo il collante è sempre uno, l'amour, mes amis. Notevole pour la comtesse il montaggio e soprattutto l'alternarsi tra un incredibile tip-tap di Sandman e l'esecuzione da parte dei due sicari in un ristorante dell'ormai scomodo Dutch Schultz. La vostra comtesse promuove a pieni voti questo Cotton Club. E quegli anni a loro modo molto trasgressivi. Tra poco arriverà Ambrogio col suo cocktail. Buon meditazione, mes amis.